raccontandovi la storia di una star molto importante della musica che sta combattendo contro il male più brutto. Guardate. Ciao a tutti. All'inizio di quest'anno mi hanno diagnosticato il cancro al seno per la seconda volta. Ora mi trovo nella fase finale di recupero, dopo essermi sottoposta all'intervento di doppia mastectomia. È stato un viaggio duro, difficile, ma adesso mi sento di nuovo bene, pronta a ricominciare un nuovo capitolo della mia vita. Lo comunica così il suo dramma, Anastasia, parlando al mondo intero sul suo profilo Facebook. Poche e semplici parole con le quali la cantante cerca di entrare in contatto con tutte coloro che sono nel pieno della battaglia. Una battaglia che Anastasia credeva di aver vinto nel 2003, quando le fu diagnosticato per la prima volta il tumore. Oggi la pop star americana mostra un coraggio straordinario, superiore a quella forza e determinazione che aveva sfoderato 10 anni fa, prendendo una decisione dolorosa e drastica, quella di ricorrere all'asportazione anche dell'altro seno, attraverso la mastectomia, per evitare così la diffusione della malattia. Anastasia non è l'unica star che ha fatto questa scelta. Di recente anche l'attrice Angelina Jolie ha comunicato di essersi sottoposta all'intervento di doppia mastectomia dopo aver scoperto di avere un'altissima percentuale di possibilità di sviluppare il cancro. Una donna tanto forte quanto fragile. A soli 13 anni subisce un intervento chirurgico perché è affetta da morbo di Crohn, un'operazione non priva di complicazioni che la costringe per mesi sulla sedia a rotelle. Anastasia torna a camminare ed insegue il sogno della musica che la porta a scalare le classifiche con la sua voce inconfondibile. Ma le sfide per questa donna piena di grinta sembrano infinite e lo scorso febbraio, l'ennesima drammatica scoperta, è di nuovo malata. La cantante definisce il suo male subdolo e ostinato, lo paragona ad un viaggio dal quale non si può sottrarre, ma che vuole affrontare con tutta la forza e la tenacia necessaria per tornare a vivere. Il secondo intervento di mastectomia è riuscito con successo e ora fa sapere a tutti che lei è e sarà più forte della malattia.